Oggi siamo al Friuli Future Forum, per cui il tema centrale è il futuro, no? In un momento storico in cui sembra farci paura quasi parlare di come sarà la nostra vita e qual è il nostro desiderio, no? Rispetto a come potrebbe cambiare la realtà che stiamo vivendo in un periodo, ripeto, abbastanza complesso. Ma parlare di futuro in agricoltura per me vuol dire due cose. Riusciamo ad immaginare, ad esempio, che l'imprenditore agricolo è visto come il medico nel futuro? Cioè, l'idea forte secondo me è questa: chi ci procura il cibo, chi produce ciò che noi mangiamo, è il primo medico della società. Questo è il primo tema secondo me da mettere al centro nell'agenda del futuro. Il secondo tema fondamentale secondo me è la circolarità. Cioè, immaginiamo che un'impresa possa non più considerare gli scarti come un costo, ma come un'opportunità per generare nuovo valore. Ecco, secondo me da qui a 20 anni dobbiamo porci questo come problema: creare imprese agricole del tutto circolari. Il terzo grandissimo tema, secondo me, è come fare a svincolare le imprese agricole da una morsa fatta di marketing feroce, grande distribuzione estrattiva e una finanza che, diciamo, è tutta a danno del primo agricoltore, cioè di chi produce realmente quei beni. Ecco, secondo me queste sono le tre parole chiave, quindi circolarità della produzione, collegamento molto forte fra produzione agricola e impatti sanitari e terzo, circuiti comunitari che portano fuori dai circuiti distributivi estrattivi. Perfetto, quindi tre parole chiave o ne abbiamo una che le riassume, una più importante? Secondo me circolarità le riassume tutte. Io parlerò di come il cibo nel mondo contemporaneo ormai è diventato quella che gli inglesi chiamano una commodity, cioè una merce che è uguale in tutto il mondo, che ha quindi un valore che non è più legato al modo in cui viene prodotto, ma è legato a come viene negoziato sui mercati mondiali. Ho fatto un libro che si chiama Il Signore del Cibo, che ricostruisce il funzionamento del sistema agroalimentare mondiale a livello globale. E ho visto come questo è controllato da poche grandissime aziende, che io definisco aziende locuste, e che hanno, rispetto all'ambiente in cui si dovrebbe produrre il cibo, quindi i campi in cui i prodotti vengono coltivati, gli allevamenti in cui gli animali sono allevati, i mari in cui invece i pesci sono pescati, un approccio di tipo estrattivo, cioè come se fossero dei giacimenti di petrolio. Quindi esattamente il cibo è diventato una commodity come era una volta, come è il petrolio, l'oro, insomma le grandi risorse. E credo che questo sia uno sviluppo molto inquietante per gli ultimi anni, sempre più inquietante perché negli ultimi 10 anni c'è stato un fortissimo interesse della finanza in questi meccanismi di produzione e commercializzazione del cibo, e su cui quindi secondo me sarebbe utile riflettere, perché quello riguarda quello che noi mangiamo, quello che noi ci nutriamo e quindi noi stessi. Il corollario di tutto questo è che il cibo diventato commodity è uguale in tutto il mondo, e nel momento in cui l'obiettivo prioritario è la massimizzazione del profitto nella produzione, tutto quello che riguarda la qualità e il mantenimento dell'ambiente passa in secondo piano ed è semplicemente un elemento puramente accessorio. La parola chiave per il futuro: sostenibilità. Mi occuperò di agricoltura da un punto di vista molto concreto e materiale, quello cioè del consumo, della produzione e della vendita, perché l'agricoltura può essere un settore di occupazione molto importante per i giovani. L'Italia ha il maggior numero di imprese gestite da under 35, però deve combattere contro le sofisticazioni, le contraffazioni, l'Italian sounding, che tolgono 60 miliardi all'anno di reddito e quindi impoverisce di fatto il settore, e credo che questa sia una battaglia da combattere tutti insieme: consumatori che devono essere educati, produttori, ma anche quelli che mettono in vendita i prodotti dell'agricoltura, perché c'è una filiera lunga che dovrebbe essere accorciata e gestita in maniera più sana, come dovrebbero essere i prodotti che noi mangiamo tutti i giorni. Quindi di questo mi occuperò, interloquendo con i produttori di prosciutti del San Daniele e con i produttori di vino della zona. La sua parola chiave per il futuro? Rigore. Davvero una gioia poter partecipare a questo appuntamento di Friuli Future Forum
in quanto il futuro è ciò che noi giovani dobbiamo davvero cercare di cambiare, con passione, cultura e voglia di fare, perché quello che la nostra generazione deve saper trasmettere al mondo è la cultura che l'Italia sa offrire nella sua storia, nelle sue tradizioni, nelle sue unicità paesaggistiche ed artistiche e l'assoluta qualità dell'agroalimentare non soltanto. Nel momento in cui noi andremo ad unire queste due voci della nostra Italia, beh, allora le nuove generazioni del nostro paese potranno fare la differenza. La tua parola chiave per il futuro? La parola chiave del futuro è Italia. Oggi ho parlato di Orange Fiber. Orange Fiber è l'azienda Made in Italy che produce e vende il primo tessuto al mondo dagli agrumi. Se si pensa, soltanto in Italia si producono 700.000 tonnellate di sottoprodotto che deriva dalla trasformazione delle industrie che producono succhi di agrumi e noi appunto trasformiamo questo sottoprodotto in un tessuto che è simile alla seta per la moda. Cos'è per me il futuro in una parola? Per me il futuro in una parola può essere descritto come opportunità. Partiamo dal titolo, che coltivare il futuro, sostanzialmente è molto importante prevedere quella che è una relazione fra tutte le varie attività che ci sono sul territorio, non escludendo assolutamente le parti politiche, finanziarie, economiche. Abbiamo assolutamente bisogno di cominciare a lavorare realmente insieme, a fare un processo di integrazione di quelle che sono le necessità, i bisogni e le varie opportunità che ogni parte del territorio può riservare a tutti gli operatori. Considerando l'agricoltura, il patrimonio regionale può sicuramente esprimere delle eccellenze che poi possono essere trasformate dall'industria, che a sua volta può essere, voglio dire, integrata da quelli che possono essere progetti di internazionalizzazione, di supporto e di integrazione e anche di crescita professionale. Non è solo fare qualcosa, ma è costruire qualcosa che deve durare nel tempo, che deve andare oltre le nostre imprese, che deve andare oltre anche il problema o comunque la crisi economica che stiamo vivendo adesso. Dobbiamo progettare un futuro a lungo termine, non possiamo pensare di risolvere un problema immediato, ma dobbiamo dare una risposta a lungo termine a un problema che è di lungo termine. E quindi la situazione oggi è proprio quella di ripartire con quella che è una concertazione reale tra tutte le varie forze in campo, con ovviamente tutte le problematiche che ciò comporta, ma che sicuramente deve dare delle risposte concrete nel lungo termine. La sua parola chiave per il futuro? La parola chiave potrebbe essere passione.